Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Kingdom Hearts 2. Quest'oggi siamo sul 14° episodio. No. Sì, 14° episodio. Avevo detto che lo facevo lunedì, cioè verrà caricato lunedì, cioè siamo a venerdì. Cioè, sono a venerdì, questo video verrà caricato proprio il giorno di lunedì, cioè il giorno in cui ho tempo. Quindi io questa sera lo faccio molto velocemente questo video. Non lo spezzetterò, ci saranno dettagli soltanto che lo farò in momenti diversi. Se non ce la fo a metterlo subito lunedì mattina, sarà nel pomeriggio. Allora ragazzi, quest'oggi noi faremo Port Royal, come avevo detto. Nello scorso episodio avevamo visto come funzionava, diciamo, Atlantica e come funzionava la Gummy Ship. Quindi andare a queste porte, possiamo andare a fare due missioni, infatti poi le faremo per bene le missioni, tutte le missioni le faremo per bene. Cercheremo di fare il rango S, che è il rango massimo. Qui abbiamo un altro capitolo, oh, buono, cioè già i tornei, che li andremo anche a fare, però in un secondo momento. Andiamo subito a Port Royal e a continuare la nostra avventura. Vi ricordo che io sto facendo tutti gli episodi in ordine cronologico, come c'è scritto nella guida, che ora non ho sotto mano. Ah, eccola. Scusate un attimo, tanto li faccio atterrare e vi faccio guardare il video. Ok ragazzi, ok, Port Royal, infatti ho seguito benissimo l'ordine cronologico delle cose. Come vediamo, come ha detto all'inizio Sora, è un mondo diverso dal nostro. Ok, abbiamo già la mappa navale. Allora, io intanto direi di raccogliere questi scrigni. Più scrigni raccogliamo e più ce ne saranno di meno da prendere. Ok. Allora, siccome nello scorso episodio abbiamo fatto salire di livello la valore, abbiamo il gran salto. Se non ricordo male. No. Sa no, allora ho sbagliato io. Ah, sì, ancora dobbiamo farlo salire di livello, allora. Ancora non possiamo apprendere Gran Salto 1. Ok. Allora, facciamo un veloce salvataggio. Siamo già a livello 18, mi pare. Sì, siamo al 18. Ok. Da qui in poi i nemici saranno un po' più forti, anzi, ci saranno dei nemici, i pirati, ci saranno anche gli Heartless, ci saranno anche forse nessuno, no, ma mi pare nessuno non ci sono ancora. Ci saranno gli Heartless.
E a un certo punto poi incontreremo i pirati. I pirati che per la prima volta, vado intanto avanti, se no non faccio durare troppo il video. Andando avanti a vedere qui, non potremo colpirli. Infatti, già li incontriamo subito. Come potete vedere, ora ci verrà detto che, anzi, lo vediamo anche da noi, dando sono esseri umani, non possono essere colpiti. Come potete vedere. Quindi sono molto deboli alle magie quando sono in questo stato. Non so perché mi sono curato, però va bene. Ok, li abbiamo sconfitti. Ora dovremo andare a salvare una ragazza, mi pare. Ok, vabbè, non mi sto a assorbire tutto il dialogo tra di loro. Ok. Ok, allora.
Ok. Ok, vabbè, non mi sto a assorbire anche loro il dialogo. In pratica dobbiamo andare al porto. Allora, anche qui ci sono dei... Vabbè, andiamocene meglio, eh. Che non ho voglia di combattere ora come ora. Andiamo qua al porto. Cioè, vabbè, possiamo passare anche di qua. Allora, intanto salviamo. È una buona... Che è una buonissima cosa salvare. Sto registrando. Sì, sto registrando. Allora, se sapete la storia dei Pirati degli Caraibi, c'è bisogno del sangue di Will Turner per, diciamo, per spezzare la maledizione. Se voi vi ricordate. Ok, non ero lui che bisognava parlare. Comunque, ragazzi, io interromperei qui per ora la registrazione. E ripiglierò quando, o mi pare, o domani, se no quando torno stasera. Tanto torno sul presto a mezzanotte, verso mezzanotte. E ci vediamo fra poco con il continuo di questa avventura. Scusatemi, ma non riesco. Mi scappa da starnutire. Ah, non mi scappa. Vabbè. Aspettate 2 secondi che torno subito. Ok, ci sarà subito queste sequenze di combattimento perché ci avranno trovato. Ok, la sequenza d'attacco è finita. Buono. Più corta del solito. Ok.
Allora, perché si è fissato con quella bussola? Sarà lei a guidarci fino all'Isla de Muerta. Dov'è diretto Barbossa? Ti è chiaro adesso? Come fai a saperlo? Ah, ragazzo, io e lui un tempo eravamo alla ricerca di un tesoro, ora Axtejo. Era nascosto sull'Isla de Muerta, ma lui mi tradì e rubò la mia nave. Allora è alla ricerca di quel tesoro. Il tesoro è già in suo possesso. Così come la maledizione che lo avvolge. Non ho interesse per un bottino così pericoloso. Aspettate che c'ho un filo che mi rompe il cazzo. Un bottino così pericoloso. Ma riavrò ciò che mi appartiene, la perla nera. Ovviamente, un capitano, il tesoro più prezioso è la nave. Questo è sempre stato. Ok. Ok, andranno a salvare la lama, quindi dobbiamo. Stiamo qui come di citruglia a badare la nave. Bugherarci? Perché ci mettono tanto quei due? Certo che se la stanno prendendo comoda. Se Pietro è qui, ci saranno anche gli Heartless. Jack e Will non sono abituati a lottare con gli Heartless. Andiamo a vedere. Ok, lasciamo la nave per andare a vedere che cosa è successo a Jack e a Will, perché abbiamo visto ci stanno mettendo parecchio. Ok. Così abbiamo meno di cose nuovo. Ok, se vi ricordate dal film Pirati dei Caraibi, Will poi fa diciamo, una decisione importante. Se aspettare che uccidino, diciamo, la dama, però non la uccidano, soltanto tagli un taglio alla mano. Però scoprano. Cioè, i pirati scoprono che non è lei. Quindi Will stordisce Jack. Stordisce. E va a salvare. Non mi ricordo come si chiama la ragazza. A salvarla e portarla in salvo. Invece Jack verrà preso dagli altri pirati. Allora. Andiamo. Mi pare se facciamo qualche passo dovrebbe poi. No, sbagliato. Ok. Allora ragazzi, se un giorno di questi riuscirò a
Diciamo, dovrei ordinare ora lo Swoop Magic per la PlayStation 2. Che ho la Slim, quell'altra, la Fat, mi si è rotta ed era modificata, quindi sto cercando anche se sto arrivando di recuperare i chip. Sì, cosa per la modifica, la PlayStation 2, quell'altra è rotta. Vai, arrivo. No, ho voluto mettergli quelli perché hanno più attacco e più magia. Allora, resistiamo per un minuto. Abbiamo vinto! Dai, va di là, tanto ora arrivo. Tanto ora stop. Capito, ma tanto ora stop. Sto arrivando. Ora da qui in poi ci spiegherà come è su cosa è successo. Ok, sono scappato, infatti è quello che era successo. Invece si vede che è tutt'altro, Jack. Voleva aspettare il momento giusto per poi salvarla. Ok. Ok, siamo tornati sull'Interceptor. Allora, io devo fare ora un altro piccolo taglio, perché devo andare a mangiare, e poi penso di ritornare subito, intanto salviamo.
Tanto sono piccoli tagli, non è che faccio nulla di tanto grosso. Ok, ragazzi, ci vediamo fra poco. E vabbè, ci vediamo fra pochissimo e torno subito. A tra poco. Allora, eccomi tornato. Siamo tornati. Ok, allora, che dovevamo fare? Ah, sì. Ora dobbiamo scappare dalla perla nera. In 2 secondi ho mangiato e tutto. Ok, torniamo a Port Royal. Madonna, c'ho dei calli, mi sono venuti nelle mani. Ok, allora ce ne manca l'ultimo. Ok, allora abbiamo anche sconfitto questi, tanto come infatti ci sarà un video. E è un pirata anche lui. Ok.
Ok. Allora, arrivando guai. Ok. Vabbè, la nave gira da sé senza uno che la guidi, non si sa come, però va bene. Va benissimo così. Ok. Ok. Ah, mio, mio, mio. Culo. No. Non me lo devi ridare. Ok, abbiamo ripreso il meda. Perché? Perché a ogni colpo perdiamo il medaglione. LOL. Ok. T'ho detto, ridammi il medaglione. Va bene, mi sono stancato. Dov'è il medaglione? Non so più dove è andato a finire il medaglione, ragazzi. Dov'è? Ragazzi, non c'è più il medaglione! Oddio! Bug assurdo!
Ah, ora ce l'hanno loro, maledetti. Ok, cerchiamo di no. Ci voleva tanto per sconfiggerne uno a loro. Abbiamo vinto. Ah, i pirati giocano sempre sporco. Maledetti pirati. Ok, ci siamo liberati. Ok, allora ragazzi, salviamo e dobbiamo salvare la nave. Come nel film ci sono i barilotti di dinamite, però soltanto e nel film la nave esplode. Via. 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 Mancano due. Via. Via.
più veloce di così. Ok, infatti è la seconda volta che vuole andare via con la sua nave. Siamo ritornati nell'Isla del Muerta, che se non ricordo male c'è la battaglia finale. Dice che non si fida. Bellissimo. Ok, ragazzi. Direi che per oggi è tutto. No, scherzo, sto scherzando. Ovviamente vi faccio vedere anche la parte finale. Pensavate che chiudessi qui il video? C'è la parte finale del... Ok. Senza ulteriori indugi noi andiamo avanti perché non ho voglia di stare a lottare. Comunque, ragazzi, io la guida, il resto della guida farò di come prendere tutti gli scrigni e dove si sono situati, visto che ho anche la guida con me. Cercheremo di completare il gioco al 100%. Visto che questi sono vicini. Aia, stronzo. 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 Ok. Andiamo. Ci sarà un video, infatti. Ok, allora scusate un attimo, ma... Vabbè, mi richiamerà, eh. Nel film non ho saputo resistere. Ok, questo qui però è un altro particolare, ruba tutta la luce ed è abbastanza stronzo. Guardate, eh. Visto? Noi bisogna andare a cercare l'Earthless. Che ovviamente non è un boss. Il boss è lui. Via. Vai via. Mori.
Allora, no, 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 no. Ah, è pericoloso quando non è quando è nell'ombra. È pericoloso. Ok, spostati, spostati. Meno male che li leviamo tanto perché... Allora... No, si è spostato... Ok, eccolo qua. C'era. E abbiamo finito con stile. Dove farlo mai nota.